Giacalone, c'è speranza per questo paese? Assolutamente sì, solo che non deve essere la speranza che induce all'attesa che succeda qualcosa, ma è una speranza data di impegno a fare qualcosa, e c'è moltissimo da fare, all'agricoltura, al turismo, all'industria. L'Italia che lavora è un'Italia che va bene e che ha sulle spalle l'altra che è un po' pesantuccia. Qual è quest'altra Italia? È l'Italia di quelli che pensano che dovrebbero essere mantenuti, è l'Italia di chi porta consenso a chi promuove l'assistenzialismo. È l'Italia di chi crede di dover sempre avere senza essere pronti a dare, e questa qui è una zavorra pesante. Diceva poco fa, durante la presentazione del suo libro, che non ci vogliono politici uguali a noi, ma politici in grado di fare il loro mestiere. Assolutamente sì, se chiamate un architetto per arredare casa non è uno come voi, se no dice perché l'ha chiamato. Se vai da un dentista è perché qualcuno deve sapere come è fatto un dente, se no per chi ci sei. Se ti si rompe l'orologio vai da un orologiaio perché sa fare delle cose diverse. La classe dirigente è questo. L'idea che tutti debbano essere uguali agli altri è quella di un paese che ha deciso. C'è un bel romanzo, è sempre La fattoria degli animali, George Orwell, c'è sempre qualcuno che è più uguale degli altri, e quella è la strada della dittatura. Ma c'è questo qualcuno in grado di governare? Sì, noi di competenze ne abbiamo moltissime in Italia, il guaio è che non le scegliamo mai per far fare qualcosa di collettivo e le induciamo a fare la loro strada nella vita, nella carriera, nella professione, nel privato. Una volta la politica era un'area che attirava i più bravi, oggi li fa scappare, ma questa la responsabilità non è della politica, è di noi tutti, delle scelte che noi facciamo come elettori, al di là degli schieramenti, e non è un problema di schieramento politico, di scelte delle persone. Un altro tema che ha toccato è quello dell'ambiente. Proprio in questi giorni qui da noi ci sono continui sforamenti delle polveri sottili. Un problema difficile da risolvere che non va sottovalutato? Il tema da non sottovalutare è che è legato alla ricchezza, alle comodità, perché è innescato in maniera considerevole, anche se non esclusiva naturalmente, dal riscaldamento, per esempio, non riscaldamento globale, riscaldamento della casa. Ce la si prende sempre con le vetture, con le macchine, perché è la cosa più facile da fermare, voglio vedere il sindaco che dice spegnete il riscaldamento. Ma in effetti non va spento, va solamente migliorato. La tecnologia consente di riscaldarsi, di raffreddarsi senza inquinare, senza creare diseconomie gravi. Tutto questo però deve essere reso conveniente e accessibile. L'economia verde è un'occasione di crescita, prima di tutto tecnologica e poi economica. Se la si vede come un'esperienza penitenziale avrà solamente il risultato che rimarranno parole e nessuno la seguirà, giustamente.